niente, io sapevo naturalmente di una tradizione orale che circolava nelle famiglie popolari, almeno da un secolo. Oggi intanto c'è questa iniziativa editoriale importante che restituisce un patrimonio in una forma anche diciamo letterariamente alta. È auspicabile una circolazione larga di questo volume, di questo contributo, ma diciamo per esempio attraverso l'intervento di Vito Teti ho appreso che si continuano a raccogliere fiabe dichiaro di nutrire un grande interesse nel confronto di questa informazione, perché è evidente che qui c'è per un verso una ripresa di una tradizione. Molte di queste fiabe, io immagino, sono fiabe antiche, le stesse che noi abbiamo ascoltato da bambini, ma forse ci sono anche fiabe nuove, e comunque c'è un modo di riviverle, le fiabe del passato, probabilmente con nuove aggiunte, con nuove parole, con modificazione del dialetto, e comunque già il fatto stesso che questa forma di narrazione popolare, questa forma di comunicazione orale continui nonostante la rete, nonostante Facebook, nonostante diciamo l'inondazione di immagini televisive eccetera, come dire, indica la persistenza di fenomeni di resistenza culturale straordinari, no? che mostrano anche un bisogno spirituale diffuso tra strati della popolazione di non capitolare di fronte alle forme totalitarie della comunicazione dominante.